Siamo di fronte a una rivoluzione silenziosa. Come il digitale ha preso il posto della pellicola, le mirrorless hanno sostituito le DSLR. Ora un nuovo cambio epocale è in atto. Senza far rumore e un passo alla volta, iPhone si sta sempre più inserendo nell'ambito del mercato fotografico e filmico professionale, lasciando la maggior parte dei consumatori inconsapevoli di questo cambiamento. Una nuova era creativa è iniziata e iPhone 15 Pro ne è una nuova testimonianza. Stiamo facendo uno shooting col 15 Pro Max. Stiamo testando un po' a fondo, ok? Anche se... Salve, buongiorno. Anche se è già uscito da un po', per andare a darti un po' una panoramica, una visione, una prospettiva differente, perché di review ne sono state fatte a centinaia, ok? Però tutti si concentrano sull'aspetto tecnico e dimenticano un po' quella che è la visione. Moltissimi lo sottovalutano, lo considerano uno smartphone, un dispositivo mobile, un qualcosa con cui si scannerizzano i documenti. Spesso mi arrivano commenti o DM dicendomi: Giuliano, ma io il telefono non riesco a utilizzarlo come macchina fotografica perché le foto vengono piatte. My friend, non è un telefono, ok? Siamo arrivati a un livello qualitativo, tecnico e tecnologico che ci permette di utilizzarlo o in sostituzione a una mirrorless professionale o in concomitanza. Quello che posso dirti è che questo è uno strumento complementare. Dipende innanzitutto dalle tue capacità come fotografo e dipende tantissimo da qual è il contesto in cui lo utilizzi. Però di base lo puoi utilizzare per la paesaggistica, per i ritratti, per l'urbanistica, per la street photography, per la fashion photography, per gli eventi e per tantissime altre cose. Il concetto è che questo, my friend, è una camera professionale. Se tu non riesci a ricavare delle foto di alto livello, il problema non è dell'iPhone. Il problema è del fotografo. Abbiamo appena fatto volare il drone, non è il massimo perché è molto ventilato, tra l'altro pieno di ostacoli, quindi col Mini 2 non avendo i sensori anche abbastanza pericoloso far volare. Adesso si è alzato molto vento, quindi diventa molto più difficile gestirlo, ok? Sicuramente. Tra l'altro questo non è mai stato il mio clima favorito per fare shooting o comunque per lavorare. Questo è uno dei motivi per cui appena posso scappo nel sud-est asiatico. Perché iPhone è diventato uno strumento indispensabile anche e soprattutto per i filmmaker? Non so se hai avuto modo di vederlo, adesso c'è stato l'ultimissimo evento della Apple dove hanno presentato i nuovi MacBook, ma questo non è importante. La sorpresa straordinaria è stata che alla fine dell'evento è uscita una scritta dicendo: l'intero evento è stato realizzato su iPhone 15 Pro Max. E questa cosa è meravigliosa. Questa cosa è meravigliosa perché ti fa capire come soprattutto i professionisti utilizzino sempre di più questi device all'interno del loro setup, del loro arsenale,
del loro linguaggio filmico e creativo. E se ci pensi è un po' così, cioè un pittore non ha un singolo pennello, una singola tela, un singolo colore, ha diversi strumenti e a seconda dell'ispirazione creativa, a seconda del contesto, a seconda del linguaggio che vuole trasmettere, utilizza uno o più strumenti. Ora, c'è da dire che iPhone 15 Pro Max ha aggiunto veramente pochissime cose rispetto al 14, ma come sempre sono quelle piccole cose a fare la differenza, come non so, ad esempio il formato log, l'USB-C che ci permette di registrare direttamente su un supporto esterno, la possibilità di utilizzare il 5x, che è una focale fantastica, ok? Se consideri tutti questi piccoli elementi nel suo insieme, rendono iPhone 15 Pro uno strumento che non è possibile non utilizzare in una produzione professionale. E anche se so che questa mia affermazione può scaturire eterismo gratuito o commenti sterili, ti garantisco che i professionisti del settore inseriscono iPhone all'interno del loro setup per realizzare qualsiasi tipo di produzione. Quasi al 500. In realtà quando fai questa tipologia di contenuti non esplori tanto il territorio, perché ogni tot devi fermarti appunto per realizzare foto, b-roll, principi, quindi le parti spiccherate eccetera. Intanto ci stiamo avvicinando a un panorama meraviglioso. Però non farò più volare il drone perché prima, la seconda volta che l'ho fatto volare, ho rischiato un po' perché il vento si era alzato davvero tanto e il Mini 2 fa davvero fatica quando il vento è in eccesso. Quindi ti dicevo, non siamo riusciti a esplorare granché il territorio perché l'obiettivo della giornata non era esplorare e andare a passeggio, ma era invece quello di realizzare questi contenuti. E di base il consiglio che posso darti, se vuoi fare qualcosa del genere, è trovare degli spot, dei contesti, fermarti, dedicarti del tempo per realizzare lo shooting, i principi, le parti spiccherate, i b-roll. Intanto mi devo girare perché, ragazzi, c'è qualcosa di meraviglioso. Guarda qui, c'è un panorama fantastico. E al contempo, per riprendere il discorso di prima, al contempo cercare di godere il più possibile del momento. Ovviamente quando si lavora, quando si passeggia, cercare di far conciliare le due cose non è sempre semplice. E tra l'altro, grossa limitazione dell'autunno-inverno è che le giornate sono molto brevi e quindi hai anche una certa fretta di arrivare a concludere il lavoro. Mancano una serie di cose, non è sicuramente un telefono perfetto, non è sicuramente una camera perfetta. Ci stiamo avvicinando, ma non lo è ancora. Potrei dirti un sensore da un pollice, potrei dirti la stessa qualità su tutte e tre le lenti o camere, potrei dirti di avere un'app professionale nativa all'interno del telefono e non dover per forza utilizzare app esterne come Moment o altre app di terze parti. Potrei dirti di avere il Pro RAW sempre, in qualsiasi contesto, quindi anche nel portrait mode. Potrei dirti di avere il log nella versione cinematica, quindi con la profondità di campo. Potrei dirti altre cose, però ora questo non è importante. Ciò che conta è che questo strumento è uno strumento straordinario e anche se tu lo dovessi criticare, ricordati
che non è fondamentale avere l'ultimo modello. Ricordo che io i primi videoclip musicali, io ho iniziato questa carriera un po' come filmmaker, inizialmente come passione, poi pian piano sempre più come professione, girando dei video musicali. E ricordo che alcuni di questi video li ho girati con un iPhone 6S e sono andati a finire su MTV, ok? Ora sono passati diversi anni e la qualità tecnica, filmografica, fotografica è davvero davvero straordinaria. Quindi non cerchiamo giustificazioni, impegniamoci, cerchiamo di imparare, se non abbiamo la cognizione, le basi tecniche. Tra l'altro io ho un corso che puoi approfondire se ti interessa, ti lascio qui un link in descrizione, ma ricordiamoci che fare fotografia, fare filmmaking, essere un content creator è un'arte a tutti gli effetti, e per poterla eseguire dobbiamo innanzitutto conoscere le basi, le competenze tecniche che ci possono permettere di ottimizzare l'utilizzo di un device anche come un iPhone. Quindi mi raccomando, prima di lasciare qualsiasi critica o commento sterile, rifletti su queste parole, magari meditaci sopra se è una tua pratica, e ti invito, ok, a fare del tuo meglio con gli strumenti che hai a disposizione. Ti mando un fortissimo abbraccio e noi, come sempre, ci vediamo nel prossimo video.